quando ero giovane prete, accompagnai, perché eravamo amici, amici del defunto e suoi figli, il parroco, per dare la benedizione alla salma di un uomo che era deceduto alcune ore prima, e davanti alla presenza di due preti, uno anziano e uno giovane, la mamma, la moglie del defunto, chiamò tutti i suoi figli, mi pare che erano 6 o 7, se la memoria non mi tradisce, e disse: venite qua. Dopo che l'arciprete ha fatto le sue preghiere, io desidero che facciate una promessa davanti alla salma del vostro papà, che ha tanto lavorato e si è tanto sacrificato per voi e per me, che almeno fino a quando vivrò io, voi possiate sempre essere uniti come lo siete stati fino ad ora. Fino ad ora lo avete fatto per rispetto del vostro papà, d'ora in avanti lo farete per rispetto mio e per rispetto della parola di Dio che ci è stata data con la benedizione di questi due preti. E piangeva. I figli piangevano pure. L'arciprete giustamente dice alla vedova recente: e perché fino a quando vivi tu? Sempre. Sempre. Che io sappia che ci sono persone di Marineo che possono conoscere gli interessati. Franco Schemmenti lo conosci, Salvatore, vero? Sua madre, quando è morto suo padre, non so se hai conosciuto il padre, forse sei troppo giovane per... appunto, un uomo che si stracciava la faccia per andare a guadagnare un pezzo di pane per la sua numerosa famiglia. Perché racconto questo episodio? Perché lo stesso mandato, lo stesso comandamento, diede Gesù ai suoi discepoli, per giunta pregando il Padre suo del cielo che si realizzasse questo suo desiderio, che tutti i suoi discepoli potessero essere sempre una cosa sola, come lui e il Padre erano e sono una cosa sola. Abbiamo un esempio e un modello. Cristo Gesù e il Padre suo, uniti nella gioia e nella ispirazione dello Spirito Santo. La Chiesa dovrebbe essere così, in parte è così. Quando noi recitiamo il credo nella messa, cosa diciamo? Credo alla Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. La Chiesa è una. Il Catechismo di San Pio X dice che la Chiesa è una perché uno è il credo che recitiamo. Chi aderisce a questo credo cammina nell'unità della Chiesa.
Uno è l'elenco dei sette sacramenti. Chi aderisce a questo elenco, battesimo, cresima, eucaristia, penitenza, riconciliazione, unzione dei malati, ordine e matrimonio, chi aderisce a questo schema di sacramenti è nella Chiesa. Chi non aderisce non è nella Chiesa una. Quindi la Chiesa rimane una nel momento in cui coloro che aderiscono alla Chiesa professano gli stessi sacramenti e dichiarano di credere nelle stesse verità. Così anche un po' tutto il resto. Però l'unità non è, diciamo così, un fatto statico, fermo, o così o niente. È fluttuante e a volte c'è, a volte non c'è. È un po' come in certe famiglie. Non è che l'unità di certe famiglie si nota soltanto in una fase più o meno forte. C'è quando non ci sono grossi contrasti, già questa è unità. Ma ci sono, voi me lo insegnate, voi ve ne accorgete, ci sono famiglie dove l'unione è forte, ci siamo. E ci sono famiglie dove l'unione c'è, ma non è forte, è un po' più fragile, un po' la si vive in maniera un po' problematica. Io ricordo che quando ero bambino mia madre aveva tre sorelle e un fratello. In genere erano compatte le quattro sorelle e il fratello, ma forse capitava qualche, diciamo, malinteso, qualche cosa un po' più problematica. E allora mia madre, che era, diciamo, il manto della carità, ci soffriva e cercava sempre di mettere la pezza, di convincere un po' chi era più ribelle e meno capace di, come dire, di tollerare quello che doveva essere tollerato. Ricordo che uno dei motivi per cui qualche volta c'era qualche incomprensione era dovuto al fatto che mio zio era prima fidanzato e poi sposato con una ragazza che era una ottima persona, però chissà perché a qualcuno delle mie zie non faceva molta simpatia, ci siamo. E mia madre, che voleva la pace, diceva: ma a voi che vi interessa? Se noi amiamo l'unico fratello che abbiamo e lui ama questa donna, noi dobbiamo rispettare la sua veduta. Nostro fratello che cosa dice? Voi toglietevi gli occhi che avete voi e mettetevi i miei occhi e la vedrete così come la vedo io. Il vero amore, ecco la parola di Gesù, di stare uniti. Il vero amore consiste nel fatto che anche quando tu vedi o ti accorgi che l'altro, chiunque sia l'altro, ha un'opinione diversa dalla tua, tu, diciamo, puoi anche dire: non condivido la tua opinione. Non puoi dire: visto che tu non hai la mia opinione, sciarra, chitarra, musica e mandolino, dicevano i bambini una volta, che non ha senso, non ha senso. Ci sono persone che basta che tu
la pensi diversamente, ti cancellano dall'elenco dei loro amici. Questo è un peccato contro l'unità. Mi ricordo che tempo fa partecipai al pranzo di una prima comunione. Eravamo nel periodo, diciamo, pieno del Covid, ci siamo. Io, come sapete, sono, non ne ho fatto mistero, ero favorevole al vaccino, perché consigliato dai medici, perché praticato, perché la storia della malattia e della salute è una storia di vaccini. Ci siamo. Difatti dicevo, se non fosse stato scoperto e applicato il vaccino della lepra, al giorno d'oggi i lebbrosi non sarebbero 200.000 come sono, sarebbero 20 milioni come erano quando ancora il vaccino non era stato scoperto. La poliomielite, al giorno d'oggi non esistono più ragazze poliomielitici, grazie a Dio, ma grazie anche al vaccino della poliomielite. La difterite, il vaiolo, l'antirrabbica, la stessa influenza, ci siamo. Si è preso il discorso, siccome due parenti della bambina che faceva la prima comunione erano contrarie al vaccino, portando le loro ragioni, d'accordo? Un altro parente voleva convincere, ma io, conoscendo bene i due, erano un fratello e una sorella, ho detto: è inutile che tentate di convincere, perché la loro testa è dura come la rocca del Marineo. Ci siamo? Non l'avessi mai detto. Il maschio dei due, erano fratello e sorelle, si alzò arrabbiato dicendo: Padre Giacomo, il comunismo e il cattolicesimo, che ci chiedeva scusa, io lo saccio, non possono andare d'accordo. Dico: non capisco il tuo discorso, cosa c'entra. Ci siamo. Quando poi io me ne sono andato, un po' prima degli altri, perché avevo un impegno, sono andato a salutare la persona che si era alzata per non stare più al mio tavolo. Va bene? Io gli ho dato la mano e lui, anziché darmi la mano, mi fa: buongiorno Padre Giacomo. Perché? Io ho detto: ma ti ho strappato un pezzo di fegato, di come stai reagendo. Ci siamo. Un'opinione diversa. Tu hai la tua, io ho la mia, sono due opinioni diverse. Ci siamo. Già motivo di... Intanto certuni pensano che la loro opinione è giusta e si deve fare come dicono loro, e il mondo si perde se non ragionano tutti come loro. Questa, state attenti, che è dittatura. Questa, stiamo attenti, che è mafia. In un clima democratico e di amore, perché c'entra anche l'amore del Vangelo, si lascia che ognuno abbia liberamente le sue opinioni. Sant'Agostino diceva una cosa bellissima: nelle cose necessarie ci vuole l'unità, nelle cose discutibili ciascuno si tenga la sua opinione, in ogni cosa ci vuole la carità. La carità è la capacità di sapere distinguere le cose necessarie, in cui bisogna essere tutti d'accordo, dalle cose invece discutibili e opinabili, in cui ognuno si può tenere la sua opinione, e in ogni cosa sempre
l'amore. Non bisogna mai spezzare i legami di amore quando ci sono opinioni diverse. Le guerre, le crociate e tutto quello che a volte ha rotto l'unità degli uomini e dei cristiani sono dovute alla capacità di non sapere tollerare quelle che sono le opinioni degli altri. Gesù ha fatto la preghiera più bella e più lunga del suo tempo che trascorse sulla terra, proprio sull'unità dei suoi discepoli. Una preghiera meravigliosa di cui oggi abbiamo ascoltato una parte e su cui noi dobbiamo confrontarci sempre per applicarla, se vogliamo una umanità felice. Se vogliamo che nell'umanità ci sia la guerra, sono fatti nostri, però dobbiamo anche assumerci le nostre responsabilità, perché a volte le guerre nascono per una parola in più, per una incomprensione, per una incapacità di tollerare quello che invece deve essere tollerato.